Ciao amici, scusate se parlo piano, ma ovviamente è luna di notte. E vabbè, prima di proseguire con il video ci tenevo a farvi sapere che ieri è uscito il primo vlog dell'Interrail che ho fatto con Serena sul canale di Serena. Vi lascio il link vari sulla in descrizione e a fine video. E niente, ci tengo tanto che lo andiate a vedere perché è stata davvero una bellissima esperienza e voglio davvero davvero condividerla con voi. Quindi mi raccomando, andate a vederlo, mettete un pollice in su e commentate se volete vedere gli altri. E mettete un pollice in su anche a questo vlog magari e iscrivetevi. E commentate, se no non va bene. Vabbè, vi lascio il video, ciao! Buongiornissimo a tutti. Buongiorno. Oggi è il nostro, cioè il suo terzo giorno a Londra, per me il secondo. Adesso non mi ricordo più cosa facciamo oggi di bello, però sarà una giornata molto intensa. Sì, se riusciamo questa sera, io spero di sì, perché sennò potrei suicidarmi. Andiamo a vedere mamma mia. Sì. No, dovremmo farcela, penso. Ci troveremo dei posti scrausi in fondo. Sì, non importa, come tanto è la sua memoria. Esatto, va bene. Mia madre stamattina ha messo la sveglia alle... Arriviamo. Stiamo andando. Alle 8, però in realtà erano le 7. Perché non aveva cambiato l'ora. Non aveva cambiato l'ora. E quindi erano rimaste le 7. Andiamo a farci un giro. Abbiamo trovato un nugget d'oro. Quindi dentro c'è il pollo. Se c'è il pollo, un pollo d'oro. Però se la faranno pagare. Sì, penso di sì. Siamo al Museo di Storia Naturale, come sempre nella nostra vita. Perché io quando vengo a Londra devo venire al Museo di Storia Naturale, quindi ci siamo finiti di nuovo. Niente, è molto bello. Adesso siamo nella sezione dei minerali. E abbiamo trovato un chicken nugget e chissà quante altre cose belle ci sono. La mirra. No, la birra. Per Gesù. La birra. Questo sembra uva. Ah, c'è pure scritto. Quanto sono intelligente. C'è scritto che assomiglia all'uva. Cioè, ma quante ne so? Potato stone. Questa è Marte, signora. Ne voglio uno anch'io di dinosauro. Usciti dal Museo di Storia Naturale, è stato molto bello, io ci sono già stata tipo 6 volte, però è sempre bello tutte le volte. E adesso andiamo a mangiare in un pubino buono, vedremo. Anche se sono già grassa, però ma non è vero. Accumula cibo. Ma no, ci siamo pesate e non pesavamo tanto, dai. Al Museo di Storia Naturale c'era la bilancia per farti vedere quanto sei grasso. Sì, era quindi tipo andiamo la scala qui. Da tubolino e dinosauro, io sono un dinosauro. E sei eccitata, Chiara? Sì. Adesso andiamo da E poi? E poi è Hyde Park, allo Speaker Court. E poi? Poi non lo so. Allora, abbiamo appena mangiato nel pub che vi ho fatto vedere prima. Abbiamo preso, io e Chiara abbiamo preso una torta salata con dentro tipo camembert, barbabietola, spinaci. Vabbè, tante cose buone. Silvia ha preso un hamburger gigante. Adesso andiamo da Harrods.
commossa. Sì, io sono commossa. Guarda che devo abitare in tappi. Non voglio andare via, abita in tappa. È stato bellissimo, è stato veramente bello. Poi le canzoncine finali. Sì, le canzoncine finali. È stato bellissimo. Che bello. No, rimaniamo qua. Rimaniamo qua. Adesso mettiamo le tende, domani lo riguardiamo. Ma che bello, io li amo. Adesso devo, certo, li devo trovare. Dobbiamo trovare.